Mulino Sapignoli è esistente da 5 generazioni e fino ad arrivare ad oggi praticamente che siamo subentrati noi, e io e mia sorella, che siamo gli attuali proprietari. E qua abbiamo un vantaggio, che è quello di avere uno tra i migliori grani teneri d'Italia, e cerchiamo di valorizzarlo. Quando decido di acquistare un grano lo vado a visionare personalmente, cioè io vado a vedere il magazzino del grano, se il grano mi piace è della qualità che voglio io, e lo acquisto. Quando viene macinato il grano fa i suoi passaggi nei laminatoi, la farina viene ossigenata tanto perché abbiamo un contenitore di primo stoccaggio dopo la macinazione, dove la farina viene miscelata in continuo, e poi confezioniamo il prodotto nei vari formati che variano da 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg e 25 kg. La nostra farina per pasta fresca è molto apprezzata per la ruvidezza che dà alla sfoglia, e invece sulla lavorazione della piadina noi non facciamo estrazioni dalla farina di base, cioè noi quando maciniamo il grano e nella macinazione escono fuori tanti tipi di farina, e noi lasciamo tutto il prodotto che viene fuori dalla macinazione del grano, e si chiama il tutto corpo, cioè noi rimane tutto quello che viene fuori dalla macinazione rimane in farina. E la piadinara che lavora il prodotto apprezza il nostro prodotto perché fa molto profumo, profuma perché non andando a impoverire l'origine della materia e crea questi profumi che altre farine non hanno. Oltre il mercato nazionale che abbiamo, Inghilterra è quello principale attualmente, dove vendiamo farina per pasta fresca, e qualcosa di pasta fresca vendiamo anche in Francia e in Belgio. E c'è un altro mercato che stiamo iniziando adesso a rifornire, è un mercato degli Stati Uniti, dove principalmente si andrà con farina per pasta fresca e per pizza, e a seguire anche con il pacchetto da chilo per qualche GDO.